difficile da spiegare, è molto semplice. Una neopromossa che siamo noi contro una squadra che l'anno scorso era in Champions e quest'anno pure. A 10 minuti alla fine vincevamo 3-2, senza contare niente, credo. Direi che fino a quel momento lì eravamo assolutamente orgogliosi perché avevamo concesso obiettivamente, nel limite delle nostre possibilità, poco. Avevamo avuto un buon approccio, palla di Cerci, palla di Santana, palla di gol importanti. Poi invece negli ultimi 10 minuti credo che, presi dall'euforia, dall'adrenalina, cioè si pensava che bastava lottare per portare a casa il risultato, e hai fatto esperienza. Hai fatto esperienza perché in Serie A contro giocatori del valore di Cavani, di Amsi, di tutti quelli che ce n'era quanti ne volevi, è evidente che tu, se perdi le distanze, poi puntualmente paghi. Noi siamo stati colpevoli, tra virgolette, di averci messo il cuore ma non la testa negli ultimi 10 minuti, no? Nel senso che bastava mantenere le distanze, l'ingresso dalla punta ci ha agevolato secondo me, quindi bastava fare quello che noi sappiamo fare benissimo, e invece non l'abbiamo fatto perché ognuno andava, lottavano, facevano, ma se mancasse un minuto alla fine lo posso capire. 10 minuti contro il Napoli, la dimostrazione è venuta lì, cioè che la crescita viene così, no? Qui le chiacchiere se le porta via al vento, qui giocare contro il Grosseto, contro il Napoli è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché con tutto il rispetto per il Grosseto, il Napoli è un giocatore diverso. Quindi tenendo presente questo, ripeto, il rammarico è che se non avessimo vinto quello avremmo veramente ufficializzato una squadra che fa calcio e che penso che eravamo, mi hanno detto 35 paesi, non so se è vero, però 35 paesi collegati, sapendo chi è il Napoli, forse non sapevano, si erano dimenticati chi era il Torino, piano piano lo facciamo sapere, abbiamo esportato un'immagine comunque di una squadra che gioca. Dispiace soprattutto per questo, però se quei 10 minuti in cui dovremo analizzarli naturalmente ci servono per fare esperienza, perché l'esperienza non viene attraverso gli articoli di giornale, l'esperienza viene attraverso esperienze sul campo, positive a volte, negative a volte, e avere l'intelligenza di saperle leggere, di saperle incamerare, di saperle metabolizzare, di saperle poi lavorare. Sto parlando di concetti un po' astratti nel mondo del calcio, ma noi stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, e sotto questo aspetto, ripeto, spero che, visto che non abbiamo la possibilità di dire buona Pasqua con un risultato, lo dico con le parole, ma nello stesso tempo cerchiamo di sfruttare quei 10 minuti per crescere ulteriormente. Con un picco nei suoi gol. Assolutamente sì. Altro? No, chiedo, sull'azione del terzo gol di Zemai, il 3-3. Non lo so, perché io ho alzato fuori il braccio e sono stato ripreso perché ho tirato fuori il braccio. Figurati se io non mi ricordo neanche cosa sia successo, chiedo scusa, non sono in grado di rispondere a tutte quelle domande. Fosse utile entrare un giocatore di spinta, mi sembra che fosse leggermente in difficoltà, nel senso che non andava a fare quello che gli avevo chiesto, di andare in pressione. Se tu a Zuniga gli dai 4 metri, Zuniga mette palla in mezzo come quando vuole, se tu gli dai pressione, Zuniga come qualsiasi altro giocatore va in difficoltà. Quindi, ma questo non significa niente, non è una critica ad Ambrosio, cioè semplicemente perché questo è l'unico posto al mondo che ogni volta che non gioca uno è un problema nazionale, che se per caso uno viene sostituito diventa un'interrogazione parlamentare. Per fortuna che domani è Pasqua, quindi non c'è nessuno, si riunisce, ci riuniremo tutti lunedì o martedì in Parlamento e decideremo i motivi per cui. Però ripeto, il calcio è fatto di lavoro, è fatto di disponibilità reciproca, è fatto di rapporti, è fatto di tante cose, molte sono sconosciute, però è fatto di questo, non è fatto di parole. Il calcio, perché abbiamo avuto un buon approccio, perché Barreto si è presentato davanti al portiere, perché ci ha fatto la palla da dentro al rigore da solo, perché Santana porta vuota l'ha messa fuori. Okay. Questo è stato un buon approccio, e direi che tutto sommato questo, avevano avuto difficoltà sotto questo aspetto. Il motivo per cui l'ho fatto, proprio per questo motivo, per cercare di mettermi in difficoltà, è cosa che stavamo riuscendo. Poi ripeto. E poi l'altro, quello durante
secondo tempo? Nero, ma sai, io sono un essere umano, non sono Dio, non sono il profeta Isaia, non sono neanche Maometto, sono semplicemente una persona che cerca e secondo me c'era bisogno, perché a quel punto lì c'era grande voglia da parte nostra, ma incominciavamo a perdere un attimino il fraseggio, allora a quel punto lì ci voleva un po' più di sostanza davanti. Io ero assolutamente contento alla fine del primo tempo, perché ripeto, eravamo andati il primo gol, che non è disattenzione, è stata purtroppo, siamo ai soliti discorsi, se io avessi saputo, hanno accettato il 2-2, hanno liberato il terzo uomo al tiro, poi stiamo parlando che a volte noi tiriamo e non pigliamo la porta, io ogni volta che tiro non pigliamo l'incrocio dei pali, la qualità significa questa, non significa altro, la punizione, abbiamo avuto anche noi delle punizioni, la Cavani l'ha messa nell'incrocio e allora il calcio è fatto di numeri, ha vinto il Napoli, dire bravo al Napoli, però ripeto, a 10 minuti alla fine il Torino ne ho promosso, era in vantaggio 3-2 e credo, non ti dico assolutamente meritatamente, ma credo che non stava rubando assolutamente niente. Il mister, ultimamente sono penso agli episodi, però arrivare il fatto che abbiano segnato 3 punti, no, cioè, quando me l'hanno detto è stata una specie di fibrillazione, perché adesso di che cosa scriveremo, che non segnano gli esterni, purtroppo, e sì, questo dovremo parlarne la prossima settimana. Non sa neanche più scrivere che Gilles. Per il pubblico, per quello che ha dato durante la partita, ma soprattutto per quello che ha dato a fine partita. E credo che stia nascendo, spero che stia nascendo qualcosa di importante per il futuro di questa società.